Ultime news, Francesco Monte torna sull'Isola dei Famosi 2018 condotta da Alessia Marcuzzi. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne Cancelletto Francesco Monte potrebbe tornare sul cancelletto Isola dei Famosi 2018, il reality show di Mediaset in onda ogni martedì in prima serata su Canale 5. Condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Stefano De Martino e con la presenza fissa in studio di Mara Venier e Daniele Bossari. La notizia di un ritorno di Monte sull'isola è stata lanciata dalla stessa conduttrice romana nella scorsa puntata, che spera in un ritorno dell'ex di Cecilia Rodriguez per fare una sorpresa alla sua nuova fiamma, l'ex madre natura Paola Di Benedetto. Quindi, c'è la possibilità che Francesco Monte ritorni sull'Isola dei Famosi 2018, video, però solo in veste di ospite. Filippo Nardi senza veli davanti alla cantante Bianca Azzei? Inoltre, in Honduras cresce ogni giorno di più, video, il feeling tra Filippo Nardi e la cantante di origini sarde Bianca Azzei. Quest'ultima, negli ultimi giorni, durante una conversazione con Filippo, lo ha provocato dicendogli di non andare a pescare con i pantaloni, ma in costume o, se ha coraggio, addirittura andarci svestito. L'ex Tefino ha risposto subito alla provocazione e si è spogliato davanti alla cantante di origini sarde. A questo punto Bianca ha affermato che Filippo Nardi è proprio matto, ma lui non si è fermato e ha addirittura attraversato tutta la spiaggia davanti a tutti gli altri naufraghi e poi si è gettato in mare per pescare una aragosta. Cecilia Rodriguez difende Monte e attacca la Anger. L'ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello VIP ed ex di Francesco Monte, ha difeso quest'ultimo, video, affermando che non bisogna mai giudicare le persone. Inoltre, la showgirl argentina ha anche attaccato Eva Anger affermando che non è Monte a dover andare in cura, ma lei. Infine, Cecilia afferma in un'intervista, rilasciata al settimanale che gli dispiace per come sono andate le cose sull'isola al suo ex ragazzo, in quanto l'esperienza gli avrebbe sicuramente cambiato la vita e magari avrebbe trovato anche l'amore. La Rodriguez durante l'intervista parla anche del suo attuale ragazzo, l'ex ciclista Ignazio Moser, e afferma che ha tutto quello che lei cerca in un uomo. Infatti, Cecilia ha affermato che una volta uscita dalla casa di Cinecittà ha conosciuto altri lati di Ignazio che magari davanti alle telecamere erano difficili da percepire. Quindi, l'argentina si sente sempre più convinta della scelta che ha fatto, in quanto è molto innamorata e sogna una famiglia con Ignazio Moser.